progetto bellissimo perché abbina due temi che sono il futuro. Da un lato appunto la tutela della salute dei cittadini e l'altro tema è l'infanzia. È un progetto che abbiamo voluto, che credo che insomma sia di esempio per anche individuare delle traiettorie di sviluppo e di qualità nell'ambito della rete delle case della salute. Questo centro accompagnerà da prima che nascono a quando sono, diciamo, ormai in età post-pediatrica tanti cittadini del territorio, tanti ragazzi e ragazze del territorio. Questa è un'inaugurazione, direi, importante per tanti aspetti, sia per la collocazione, che è veramente una collocazione molto felice, molto, molto accogliente, molto bella, sia per la visione che sta dietro rispetto all'intervento, cioè questa integrazione con servizi sociali, comunali, col territorio, con anche in previsione l'integrazione con l'ospedale di Sassuolo, che fornirà delle consulenze specialistiche qui in loco, ma anche tra attività consultoriali, pediatri di libera scelta, neuropsichiatria infantile. Cioè, quindi qui si sviluppa quello che alcuni anni fa avevamo programmato, progettato in regione rispetto a interventi su target di popolazione. Contentissima perché è la prima casa della salute pediatrica provinciale sopra il centro delle famiglie, quindi valorizza l'insieme della prevenzione e della cura, che per me è un tema fondamentale. Quindi si potrà sia fare la prevenzione con il centro per le famiglie, lavorare con le famiglie, tenere insieme anche per i casi più difficili comunque una relazione tra socio sanitario, che è sempre un tema più difficile da realizzare, ma che ha, come abbiamo visto in questa pandemia, un valore fondamentale. Quindi per me questo è un segnale, che si faccia adesso è un segnale doppio perché riparte la scuola, che si faccia con una dedica a Gino Strada è un segnale triplo, perché comunque Gino Strada ha lavorato in zone difficili e salvando vite umane, salvando bambini. La giornata di oggi è molto importante perché è la realizzazione di un progetto che è partito nel 2016, quindi oggi finalmente lo concretizziamo. Questa vuole essere un polo infanzia, quindi vedrà la presenza di servizi legati al mondo dell'infanzia, quindi dalla gravidanza all'allattamento, al puerperio, alla crescita, allo sviluppo e ai servizi della pediatria di base e anche della disabilità e delle cronicità dei bambini più fragili. L'obiettivo è quello di lavorare insieme. Siamo qui in un contesto molto bello, lo abbiamo pensato, progettato e voluto da tanto tempo, e l'obiettivo è dare accoglienza, ascolto, cura e assistenza ai bambini e alle loro famiglie.